Buongiorno a tutti amici di AP Web Radio, siamo qui ad Alcamo in via Roma per una segnalazione che ci è arrivata. Siamo ad angolo con la via Piopera Pastore e la segnalazione riguarda la raccolta dell'immondizia che a quanto pare è da un bel po' di giorni che non avviene. Abbiamo constatato, io e Paolino, in giro per la via Roma e per tutte le strade che la intersecano, abbiamo visto che giustamente la segnalazione diceva il giusto, e cioè che tutto quello che abbiamo visto effettivamente esiste. Abbiamo carta, immondizia, RSU, la cosa principale è RSU, è umido, che sono finiti tutti nello stesso sacchetto, negli stessi contenitori, perché purtroppo non si passa qua da abbastanza tempo. Purtroppo è anche un problema che riguarda l'igiene. La notte i cani e i gatti vanno a rompere questi sacchetti, li trascinano per strada e la mattina, quando gli addetti alle pulizie passano, non vanno a raccogliere quello che rimane nelle cunette, ma raccolgono solo i sacchetti, che poi ne rimane ben poco di sacchetti. Abbiamo constatato anche che ci sono negozi, ci sono alimentari, parrucchierie, nella via Piopera Pastore c'è una scuola elementare. E abbiamo constatato anche che ci sono tanti sacchetti, ma anche un bel piatto di plastica con un bel topo secco, come le pomodoro secche, insomma, un bel pomodoro secco, e invece c'è un bel topo secco sul piatto. E abbiamo Andrea che ci racconta la sua disavventura. Stamattina costretto a raccogliere la spazzatura da terra, che è più di una settimana che non la raccolgono, mi ritrovo spazzatura puzzolente con i vermi sotto e quindi costretto comunque a raccogliere tutto, come vedete, a terra con le mie mani, visto che il comune non si degna di raccogliere la spazzatura. Andrea ha un'attività qui in via Roma e giustamente, dovendo accogliere persone che entrano nella sua attività, a sentire questo fetore, vedere queste mosche e questi vermi che girano attorno, sicuramente non è un bellissimo spettacolo. Tra l'altro cani e gatti, dopo aver cenato giustamente, i loro bisognini vanno a fare davanti al negozio, davanti alla porta del negozio. Credo che non sia uno spettacolo decente, anzi è indecente. Alcune persone che abbiamo fermato, cioè che non hanno voluto fare l'intervista, ci hanno detto che la puzza che si sente passando per queste strade è tremenda. Quindi io mi rivolgo a voi, Comune di Alcamo, dicendo: cercate di fare qualcosa e cercate di far funzionare questa benedetta raccolta, anche perché noi alcamesi paghiamo profumatamente tutto ciò.